un racconto di viaggio in tre tempi, barra 4. Dico barra 4 perché diciamo le parti principali, la prima ambientata a Lisbona, la seconda a Roma e la terza a Swansea, e poi c'è un epilogo ancora. E sullo sfondo c'è insomma, un ricordo di Parigi abbastanza forte, che un pochino lo lega a quello che è stato Lithium, il libro precedente. Però non lo voglio assolutamente considerare un sequel, cioè nel senso è un libro che ha una vita a sé e condivide con il precedente un personaggio che è Simone. C'è qualcosa di autobiografico dentro Io questo metto sempre tanto di autobiografico, anche forse troppo, però come nel libro precedente ho utilizzato il personaggio di Simone, cioè praticamente di cui ho raccontato la storia, ma poi l'ho rivestito di tratti autobiografici anche per proteggere quello che andavo raccontando e il tipo di storia delicata su cui andavo trattando. Qui ho deciso di utilizzare lo stesso personaggio, quindi ancora carico dei miei gusti musicali, di quello che sono le mie inclinazioni, di tante mie idiosincrasie e anche contraddizioni. Però la storia poi si sviluppa anche su un narrato che non è necessariamente collegato alla realtà, insomma. Senti, il libro ci vorrà più di un mese ormai e lo stai promuovendo in giro non solo per l'Aquila, ma anche questo per Roma, È stai andando anche fuori bello stare Roma. all'Aquila, magari giocare in casa, però per me è importante è anche un pochino legato alla scelta della casa editrice, Radice Edizioni, quantomeno di iniziare a muoversi per il centro Italia. E quindi abbiamo fatto Pescara, Avezzano, adesso c'è Roma a Più Libri Più Liberi, dove non avrò una presentazione, ma comunque ci sarà un momento in cui si potrà anche promuovere un pochino il libro. E sto partecipando a dei, non contest, però delle attività un pochino in vista del Natale per ecco, portare fuori città, insomma.